Gerusalemme liberata. Canto l'arme pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Con questi primi due versi, Torquato Tasso ci svela già di cosa parlerà il suo poema più celebre, La Gerusalemme liberata. Il capitano a cui si riferisce è Goffredo di Buglione, che durante la prima crociata guidò l'esercito cristiano alla conquista di Gerusalemme. Il poema narra le fasi finali degli scontri con i saraceni, capeggiati dal feroce re Aladino. Oltre il motivo centrale della guerra, Tasso racconta alcune vicende amorose: il sentimento non corrisposto della dolce Erminia per il cavaliere Tancredi, il tragico amore tra quest'ultimo e la vergine guerriera Clorinda, che morirà per mano dell'amato dopo un duello in cui i due non si riconoscono. Infine, l'innamoramento dell'eroe Rinaldo per la seducente maga saracena Armida. Composta di 20 canti in ottave, La Gerusalemme liberata ha avuto una storia editoriale piuttosto travagliata. Tasso aveva in mente di scrivere un poema cavalleresco fin dall'adolescenza. Ha appena 16 anni quando comincia a lavorare al Gerusalemme, primo abbozzo dell'opera. La prima stesura viene portata a termine però solo nel 1575. Mentre Tasso si dedica alla revisione del poema, che nelle sue intenzioni doveva intitolarsi Goffredo, cominciano a circolare copie pirata del libro col titolo di Gerusalemme liberata. Ormai sfuggita al controllo dell'autore, l'opera comincia da subito a godere di grande fortuna. A partire dal 1589 Tasso decide di attuare una profonda revisione del poema, che pubblicherà nel 1593 col titolo di Gerusalemme conquistata. Le modifiche apportate alla liberata sono tante e tali che la conquistata viene considerata un'opera a sé stante, meno fascinosa e più moralistica rispetto alla precedente. Risulta davvero curioso il giudizio che Tasso darà alla Gerusalemme liberata, ritenuta da sempre il suo capolavoro e l'opera su cui lavorò per tutta la vita. Dichiarerà infatti che il poema sia nato dalla pazzia degli uomini piuttosto che dal mio giudizio, forse condizionato dai forti scrupoli religiosi che caratterizzarono l'ultima fase della sua vita.